Nel 1914 non c'era un dilemma, era l'impero asburgico e la loro patria, e la famiglia asburgica erano i loro sovrani, e non c'era nessun dubbio. C'era sì un forte, ma nel 1914 non tanto forte, ma un modesto movimento sudslavista, diciamo, o jugoslavo, però la realtà ancora era l'asburgica, cioè non c'era nessun dubbio. Solo durante la guerra questo avverrà, il cambiamento nel 1917, però si parlava sempre di una unione dei sudslavi sotto l'impero asburgico. Non c'era più, proprio nessuno pensava che l'impero si dissolvesse. Parlare di un sogno millennio dell'indipendenza è veramente, non ha dei fondamenti storici. La lealtà della popolazione, la lealtà dei soldati sloveni nell'armata austro-ungarica era una fedeltà veramente verso la casa asburgica. E cioè le cose cambiarono alla fine della guerra, però fino alla fine della guerra si è tenuta l'assicurazione dell'impero, perché andare unirsi con degli altri, con il regno dei serbi, era andare verso l'ignoto. Invece rimanere assicuro, anche se forse con i prospetti nazionali non molto buoni, però si sapeva che cosa aspettarsi. Invece prendere un'altra via era, come ho detto, andare verso l'ignoto. Però la dissoluzione, dissoluzione avvenuta, non c'era altra via d'uscita. I sloveni, i croati e i serbi dell'impero asburgico hanno formato uno Stato. Però questo Stato non ce la faceva a sopravvivere, perché c'erano le circostanze internazionali molto non favorevoli, cioè l'esercito italiano che veniva e si fermava proprio alle porte di Lubljana, e la situazione in Carinzia, cioè il confine del nord, dove c'erano aspri combattimenti. In Carinzia invece, nel Steiermark, Steirska in sloveno, Maribor era preso dall'esercito allora sloveno nel ottobre 1918, e poi si è formato anche la frontiera verso l'Ungheria. Cioè queste circostanze erano così forti che non c'era altra via di uscita. L'unione con il regno serbo e poi anche con il regno montenegrino voleva dire sopravvivere in queste circostanze molto difficili. I Balcani sono paragonabili, diciamo, con quello che è successo al Medio Oriente. I Balcani sono sempre una combinazione delle nazioni, delle religioni, delle tradizioni che facilmente combattono quando hanno l'occasione, purtroppo, e specialmente parlando della Bosnia, perché in Serbia, diciamo, la situazione nazionale è abbastanza pura. Certo, ci sono gli albanesi del Kosovo, che sono sempre un problema, però non nel senso brutto della parola, però è in Croazia è nazionalmente pura, cioè non ha questi problemi. Sono più, diciamo, i problemi interni che fanno questi, come dire, scoppi di guerra, queste le guerre balcaniche poi degli anni 90, no? Però prima, come detto,
e la situazione nella Bosnia, che era sempre molto complicata, la presa, diciamo, dell'Austria nel 1878, quando, poi l'annessione del 1908, le guerre balcaniche che risuscitavano anche questo sentimento jugoslavo, anche nei sloveni, diciamo, si cominciava a parlare a voce alta del trialismo, della probabilità del Franz Ferdinand di fare questa terza parte, diciamo, dell'impero austro-ungarico, però sempre con il problema balcanico, perché la Serbia voleva la Serbia grossa, cioè espandersi, ed era un po' come l'irredentismo italiano. Loro si chiamavano il Piemonte dei Balcani e volevano in qualche modo liberare i fratelli slavi del sud dall'impero austro-ungarico. Erano questi momenti che facevano e fanno i Balcani un paese molto instabile, diciamo.